Nell'ultimo decennio le denunce di infortunio sui luoghi di lavoro sono diminuite di circa il 27%, accompagnate da una contrazione del 40% dei casi di decesso. Anche se in calo, il fenomeno continua ad essere allarmante, soprattutto se riferito alle condizioni di irregolarità ancora molto diffuse sul nostro territorio. Alla sicurezza sul lavoro, il Comune di Napoli ha dedicato un'intera giornata di discussione e dibattito. Dopo la seduta solenne di Consiglio Comunale, il tema è stato al centro di un convegno promosso dall'assessorato al lavoro con INAIL e Ordine dei Dottori Commercialisti. Noi diamo la nostra professionalità con l'apertura di sportelli dove noi daremo la nostra presenza con giovani professionisti che metteranno la loro professionalità a disposizione di chiunque voglia avere informazioni, notizie su tutti i bandi che il Comune, la Regione, qualsiasi ente andrà ad pubblicizzare. L'occasione per discutere di investimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è stata fornita anche dalla prossima scadenza del bando INAIL, che stanzia 155 milioni di euro a favore di progetti strutturali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Lavorare molto sulla comunicazione, lavorare molto con i bambini e le bambine, perché il tema della sicurezza è un tema di carattere pratico ma è anche un tema di carattere culturale. Sicurezza e qualità dello sviluppo stanno insieme, perché la vita umana è una risorsa per la persona e una risorsa per l'intera società.